Eccolo lì, eccoci qua, eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti, buonasera amici miei, buonasera carissimi, bello il jazz, vedi, meno male che c'è qualcuno che lo apprezza. No, perché Facebook mi ha, dice che la musica che avevo non è permessa, quindi ecco dove fare, ragazzi. Troverò un'altra canzoncina carina. Ok, stasera messaggio: ma codesta legge sa da ubbidire o no? Titolo con accento toscano in onore di un certo amico mio, per il quale, pur non essendo completamente d'accordo su tutte le sue dottrine, ho grande rispetto e gratitudine sia per chi lui è e per il continuo lavoro che lui fa per la grazia in Italia. E gloria a Dio, meno male che qualcuno ha preso il testimone della grazia e corre in Italia. Ovvia! Che fra l'altro io sono cresciuto in Toscana, quindi un pochino di toscano lo parlo, eh? Vabbè, ma non come lui, non come lui. Va bene. Ultimamente... Proviamo, Abba papà, grazie, 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 grazie di tutto. Ti adoro, ti amo, sei tutto, tutto, tutto per me. Grazie per la mia famiglia, grazie per la mia adorata moglie, grazie per i miei figli, per i miei nipotini, per tutti quelli che amo, grazie per i miei amici dall'altra parte di questo schermo e grazie per stasera. Ti chiedo di aiutarmi a essere chiaro, diretto. Semplice e soprattutto che le parole possano arrivare al loro cuore, quella è una cosa che solo tu puoi fare. Grazie papà, ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen, 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 amen. Ciao Ivan, ultimamente ho ricevuto tanti commenti di poveri credenti fuorviati da decenni di insegnamenti sbagliati che insistono a dire che per essere cristiani bisogna ubbidire la legge. Probabilmente ne avete visti un paio, ma io ogni giorno, ragazzi, la gente ha troppo tempo libero fra le mani. Sono lì, al momento che metto qualcosa, pam, 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 va bene, comunque. Quindi mi dispiace per loro. Non sto qui a riprodurli tutti perché sono veramente tanti. E dopo averne letti solo un paio, mi viene l'irritazione alla pelle, l'orticaria. Vorrei rispondere a questi cari e preziosi fratelli e sorelle con due video che credo proveranno, oltre alcun dubbio, la realtà delle mie affermazioni e non grazie alla mia preparazione, super eloquenza o unzione, no, ma grazie al semplice confronto con la scrittura. Perché alla fin fine, amici miei, questo non è Dio. Ma rimane pur sempre la parola scritta di Dio. Questo non è la parola di Dio, perché la parola di Dio è Gesù, lo sappiamo. Ma rimane pur sempre la parola scritta di Dio, che è quella biblioteca di libri che Dio ci ha dato per poter attraverso questo avere un modo per poter comunicare con Lui. Quindi, o esce di qui, o le tue dottrine escono di qui, o lascia perdere, vai a fare l'attore, che ne so, il cantante, lo sportivo, che intanto guadagni di più. Quindi io quello che dico, come voi sapete, lo confermo sempre con la scrittura. Se poi ciò non basta, mi dispiace, perché non ho altro da dare. Io ho soltanto questo da dare. Questo e questo. E tutte e due sono puri. Per cui cosa posso dirvi? Se poi quando siamo in paradiso, vedremo, come ho detto a Walter un paio di volte, quando siamo in paradiso vedrai che ho ragione io. È bello che lo ripete anche lui, vabbè, comunque. Quindi l'unica cosa che vi prego di fare, fratelli e sorelle, che credete che bisogna essere salvati e mantenere la salvezza attraverso ubbidire la legge, l'unica cosa che vi prego di fare è di chiedere allo Spirito Santo se ciò che dico potrebbe essere vero. Ok? Tutto qui. Vi chiedo, ma fatelo però, perché se no, no.
Soltanto vi chiedo gentilmente non di continuare a mandare commenti, conteste, critiche, eccetera, eccetera, senza aver controllato quello che dico, perché non lo controllate, lo so. Tu chiedi, c'è un paio di amici anche che mettono versetti su versetti su versetti, ma avessero una risposta una volta, mai. Sempre no, perché allora, perché no, va bene. Quindi l'unica cosa che vi prego di fare è chiedere allo Spirito Santo se ciò che dico potrebbe essere vero, ok? Bene. Dalla lettera ai Galati. Oh, conosciamo tutti la storia, se non la conoscete non vi preoccupate perché andate in paradiso lo stesso. Ma questa storia è un tipico esempio di dottrina di salvezza per grazia e santificazione per opera che imperversa nella Chiesa fin dal primo secolo dopo Cristo. Oh, cos'è successo? Paolo va nei suoi viaggi missionari e va in Galazia, lì, sud della Turchia, nel Medio Oriente. E va lì, comincia a fare i suoi viaggi missionari, la gente comincia a essere interessata, gli parla di questo falegname che è morto e risorto, che è figlio di Dio, che si è sostituito ad Adamo sulla croce per pagare il peccato di Adamo una volta per sempre, e che quindi attraverso il suo sacrificio noi possiamo ricevere la salvezza eterna, e forma questa chiesa, la chiesa dei Galati, ok? La chiesa dei Galati, fammi vedere, Giorgio dice Galizia, ma non credo Galizia, fammi vedere, un attimo, arrivo subito, parlate fra di voi, Galati, qui, non lo dice, ok? No, parla solo dei Galati. Ok, va bene, la chiesa dei Galati, e quindi e fonda questa chiesa, perché lui è un apostolo e gli apostoli fondano le chiese, non vanno a mettere le bandierine, ma fondano le chiese. Ma Galazia, grazie. Però cosa succede? Come al solito, il momento che lui, Paolo, sta lì un pochino, un mese, due mesi, non lo so, sei mesi, quello che sia, e poi se ne va. Appena se ne va, arrivano i giudei, arrivano i religionisti e convincono i Galati che non è abbastanza, non è sufficiente la grazia, ci vuole anche la legge. E non è cambiato niente, ma niente, non è cambiato niente. Ancora oggi la maggior parte degli evangelici, religiosi, eccetera, eccetera, cosa ti dicono? Ti dicono, sì, sono salvato per grazia, però poi me la tengo per... Devo ubbidire la legge. Adesso no, vado fuori, rapino una banca, uccido, vado a letto con sette donne, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi... E così, e Paolo torna indietro la seconda volta ed è arrabbiato, ragazzi, è incavolato. Paolo, che normalmente inizia le sue lettere con incoraggiamenti, lodi e esortazioni, dopo cinque piccoli versetti di apertura, in questo caso si butta in una feroce paternale di rimprovero su come i Galati fossero, nelle sue stesse parole, passati così presto a un altro evangelo che non è quello della grazia che lui aveva predicato. Quindi vedete che non è cambiato niente, anzi, come dice Ivan, le cose sono peggiorate, perché già a quei tempi la gente diceva a Paolo: ah, ma allora vuol dire che possiamo peccare quanto vogliamo. E Paolo, difatti, in Romani 6 cosa dice? Allora dobbiamo peccare perché siamo sotto la grazia? Ma no, ma dove l'avete letto? Ma chi ve l'ha detto? Non siete più schiavi del peccato, potete fare quello che volete, potete peccare, potete non peccare, potete leggere la Bibbia, potete leggere il giornale, potete andare in discoteca, potete andare in chiesa, potete andare al mare, potete andare all'evangelizzazione, potete lodare, potete cantare, potete fare quello che volete, perché siete liberi, Cristo è venuto per rendervi liberi, ma non peccate, perché non siete più schiavi del peccato, adesso siete schiavi della giustizia, e quindi non rimettetevi sotto le grinfie di quello che vi rovina la vita. Quindi Paolo chiama i Galati insensati o stolti, perché credono di poter riuscire a perfezionare la loro salvezza con le loro forze, e usa, in un certo senso, perché
chiaramente nel Vecchio Testamento il testo è ebraico, ma se vai a controllare nella versione del 70, che è la versione, sono i versetti ebraici tradotti in greco, antichissima, in un certo senso lo stesso termine che è anaitos, che vuol dire stolto, che Davide usa nel Salmo 14,1 quando dice: lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Dopodiché quindi Paolo dice ai Galati: o Galati insensati, 3,1, o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? La parola originale qui è stregati, chi è che aveva fatto la fattura? Per non ubbidire la verità, voi davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso da voi? E quindi dice: insensati. Paolo conferma questo concetto, dice che cercate di essere giustificati mediante la legge, nel versetto 4 dice: voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, 5:4, nei Galati 5:4 Paolo dice: voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, cercate di essere giustificati mediante la legge, mediante quello che fate, mediante le opere buone, mediante il vostro comportamento, mediante l'ubbidienza, tutte le cose che mi vengono messe addosso adesso e come a Paolo 2000 anni fa. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, questa è la Bibbia, ragazzi, non è Babbo Mario che parla, questo è Paolo che dice: voi religionisti, Galati religionisti, appena scombussolati da sti giudei che sono venuti a dirvi che dovete ubbidire alla legge, voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. E pensate che una persona mi ha perfino citato questo versetto per dire che se non ubbidisco alla legge scadrò dalla grazia, che è esattamente l'opposto. Perché Paolo dice: se ubbidisci, vuoi ubbidire la legge e staccarti da Cristo, scadi dalla grazia, perché soltanto attraverso Cristo che puoi ubbidire la legge. Esattamente l'opposto, ma questo purtroppo è la follia del religionismo, credere all'opposto della verità. Come il famoso versetto in Apocalisse, quando dice: io non cancellerò mai il vostro nome dal libro della vita. E cosa dicono i religionisti? Vedi che lo cancella? Ma ha appena detto che non lo cancella. Ok, andiamo avanti. Poi Paolo pone una domanda retorica e dice: Galati stolti, avete ricevuto la presenza dello Spirito Santo in voi grazie alla legge o grazie alla vostra semplice fede? Domanda retorica: hanno ricevuto lo Spirito Santo attraverso la fede, non la legge. Dopodiché continua: davvero pensate di poter fare qualcosa che Dio non è riuscito a fare? Davvero pensate di poter perfezionare? Questa parola epiteleo, che tetelestai, vi ricordate? Teleo vuol dire quando Gesù dice tetelestai, dice tutto è compiuto. Epiteleo, anche quello ha un senso di perfezionamento, di compiere tutto. Quindi Paolo dice: davvero pensate di poter perfezionare con la carne ciò che Dio ha fatto con lo Spirito? Avete incominciato con lo Spirito, adesso volete perfezionare con la carne? Ma siete scemi? Versione Babbo Mario: questo vostro voler ubbidire la legge praticamente mi dice che vi rifiutate di credere che Dio possa portare a termine la vostra salvezza a meno che non gliene date le prove. Non vi ricordate cosa ha detto Paolo ai Romani? Tutto ciò che non viene da fede è peccato. Stolti, sciocchi, insensati che non siete altri, scemi, idioti che non siete altri. E Paolo, ragazzi, Paolo è incavolato perché capisce che finché non hai fatto quella connessione eterna tra fede e grazia, tra la croce che offre e la grazia e la fede che riceve, tra il cuore di Dio e il tuo cuore, quella connessione eterna per cui diventi figlio di Dio, salvato, perdonato, giustificato, santificato una volta per sempre, fino a quel momento rischi di cascare dalla grazia, di separarti da Cristo, perché è un'offerta che Dio, ma finché non l'accetti sei in quel limbo, in quella
posizione dove un piede da una parte e un piede dall'altra, un po' come un cocktail, un po' di grazia, un po' di legge, che non funziona. E Paolo dice: idioti, stolti, sciocchi, insensati, che non siete altro, stupidini, che non siete altro. Il peccato non è quello. Il peccato non è quello di non essere così buoni, santificati, consacrati, che si riesce a risplendere al buio come le madonnine, ma proprio quello di pensare che se non abbiamo la prova, le prove dell'opera completa della croce, non crediamo che Dio abbia operato la nostra completa salvezza. E crediamo che ci sia ancora qualcosa da fare. Stolto, lo stolto dice nel suo cuore, non c'è Dio. Cosa vuol dire? Che oggi cosa fanno i cristiani evangelici? Ti chiedono una prova per poter credere che ci sia Dio, invece di dire: no, ci credo perché Dio ha detto. Non perché tu me lo provi, ma perché Dio ha detto. E tutto ciò che non è per fede è peccato. Quello è il peccato. Quello è il peccato di cascare nella carne. Quello di dire: non mi fido di Dio che dice non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai, niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore, la tua vita è eterna, la tua salvezza è eterna, il tuo perdono è eterno. Invece di credere semplicemente, lo stolto, i Galati, lo stolto, l'idiota, l'insensato, lo sciocco dice nel suo cuore: non c'è Dio. È la stessa cosa che fanno i Galati, la stessa cosa che fanno i religionisti. Non usano queste parole, ma praticamente dicono: Dio non può operare tutto nella mia vita, devo partecipare anch'io. È vero o no? È vero o no? Dio non può operare tutto, cioè non può santificarmi per sempre, devo partecipare anch'io con la mia santificazione. E questo è lo stolto che non crede che ci sia Dio. Alla fin fine, amico mio, se non credi nella grazia di Dio, vuol dire che non credi che Dio possa non solo salvarti, ma anche mantenerti salvato per sempre. Solo perché lo ha detto. Colui che chiede, che crede, gli darò la vita eterna. Nessuno lo potrà mai strappare dalla mia mano, nessuno potrà mai separarlo dal mio cuore. Anche se noi siamo infedeli, lui rimane fedele. L'ha detto da tutte le parti. Con una sola offerta gli ha reso perfetti tutti quelli che ha santificati per sempre. Quindi se tu non ci credi, sei lo stolto, sei come il Galato, come i Galati che dicevano: sì, abbiamo incominciato con lo spirito, ma adesso continuiamo, ci perfezioniamo con la carne. E questo è quello che dicono i religionisti da 2000 anni a questa parte. E quello sì che è un peccato serio. In altre parole, non sei altro che un agnostico con una maschera da cristiano. E lo so che è una dichiarazione dura da digerire, e non vi preoccupate, la grazia copre anche loro. Non vi preoccupate, la grazia copre anche loro. È soltanto che ragazzi, fanno ridere, se non facessero piangere farebbero ridere. Perché sono degli agnostici con una maschera da cristiano. Cosa vuol dire? È una dichiarazione dura da digerire, ma pensaci, un agnostico chi è? Non è altro che qualcuno che dichiara di non avere abbastanza prove da poter verificare l'esistenza di Dio e quindi di poter usufruire della sua abilità di fare una differenza nella sua vita. Chiunque richiede una prova di miglioramento nella vita del credente, fra parentesi, normalmente chiamata frutto, per poter confermare la sua fede, la fede di quel credente nella salvezza di quel, la sua fede nella salvezza di quel credente, a parte la semplice fede di quel credente, in quanto Gesù ha detto e confermato più volte che tutto quello che deve fare è credere, non provare, non portare frutti, deve soltanto credere. Quella persona che ha bisogno di una prova per poter credere non è altro che un agnostico in panni religiosi. Quindi la prossima volta probabilmente non li chiamo più religionisti, li chiamerò agnostici in panni religiosi. Ed è anche un grandissimo ipocrita, perché proprio mentre ispeziona la vita di quel credente, che non ritiene degno di salvezza, come per me, io per tanti non sono degno di salvezza perché predico eresie. Ma state a sentire.
mentre ispeziona la vita di quel credente che non ritiene degno di salvezza, lui stesso ne vive una simile, se non peggiore. Pensate che una sorella che mi ha criticato così pesantemente sull'ultimo mio video, quello circa il portare la croce, con cose tipo dissoluto, eretico, anatema, eccetera, eccetera, cosine carine, no? Che ti fanno vedere proprio che vogliamoci tanto bene, cristiano mio. Mi ha martellato così tanto che dopo un paio di tentativi, cercando di fargli vedere che non aveva niente su cui basare le sue accuse, ma che io le portavo versetto dopo versetto, dopo un paio di tentativi ho detto: amica mia, credi ciò che vuoi e fai quello che vuoi, come faccio al solito quando mi rendo conto che non riesco più a fargli cambiare idea. Bene, finito lì. Dopo un po' però, un mio amico che aveva seguito il dibattito mi manda un messaggio. Ricordate, questa sorella mi ha detto: sono un eretico, mi ha detto sei un che cosa? Un dissoluto, un anatema. Quindi dopo un po' questo mio amico che ha seguito il dibattito mi dice: avevo 5 minuti, sono andato a controllare sul suo profilo Facebook di questa sorella e mi manda un paio di fotografie dove questa sorellina posava in maniera a dir poco provocatoria, con tutte le cosce di fuori e il seno scoperto, chiamiamolo così. Ora, quello che fai con il tuo corpo non mi interessa proprio e sono completamente affari tuoi, perché io non ho assolutamente niente da dire a te o giudicare in te. Ma, a parte il fatto che il narcisismo di certe donne che pubblicano selfie dopo selfie dopo selfie dopo selfie ogni volta, 3 volte al giorno, davanti allo specchio, di lato, di fronte, di dietro, solo perché hanno un disperato bisogno di farsi notare da una platea di maschi che non conoscono e che quasi certamente non conosceranno mai, quel narcisismo mi dà un fastidio tremendo. Ma, di nuovo, sono libere di fare ciò che vogliono. E queste cose, ricordatevi, queste cose ve le dico unicamente, come sempre, per puntare la vostra attenzione sulla meravigliosa realtà della grazia che copre ogni peccato, ogni mancanza, ogni iniquità e ipocrisia per me e per la sorella in questione. Perché il suo peccato di accusare me mentre mette quelle foto di se stessa sul suo profilo non è diverso dal mio di, che ne so, tirare un accidente quando qualcuno mi taglia la strada in autostrada, o qualcuno mi va piano davanti o un altro dei tanti peccati che commetto ogni giorno. Non c'è differenza fra un peccato e l'altro, cioè tutto quanto è stato livellato dalla grazia. E quindi vi dico queste cose per farvi capire che non dobbiamo assolutamente attaccare. Se volete entrare in una discussione, siate gentili, siate ben educati, siate sani. Non dite mai: mi è arrivato uno proprio prima di incominciare la diretta, uno che non ho capito mi ha fatto un commento sulla foto che ho messo oggi pomeriggio e gli ho chiesto, dico: allora? Mi ha fatto un commento, ma mi ha messo da fare lunga così di scrittura, e io gli ho chiesto solamente, dico: e allora? E lui mi ha risposto: perché non ti piace, ti dà fastidio che cito la parola di Dio? Ma vai a farti una doccia, ma perché dovete sempre litigare, essere così? Mamma mia, ci avete troppo tempo libero fra le mani. Comunque, quindi sono libere di fare quello che vogliono, e queste cose ve le dico perché il loro peccato, il mio peccato, il vostro peccato, il peccato è stato livellato dalla grazia. Quindi quello che qualsiasi cosa che possa succedere è coperto, purificato, filtrato dal sangue di Cristo che cancella tutto. Quindi ve lo dico soltanto per mettere l'accento su questa cosa meravigliosa che si chiama grazia. Dopo aver detto questo, ripeto, sorellina mia, puoi fare col tuo corpo ciò che vuoi, ma almeno abbi il buon senso
di non criticarmi pubblicamente, ripetutamente, pesantemente, solo perché credo che la grazia di Dio sia insormontabile, il suo perdono irreversibile e il suo amore incondizionato. Il messaggio che cercavo di darti era che se sei una figlia di Dio, figlia sei e figlia resti. Dovresti essere contenta invece di maledirmi e di tutte quelle cose che mi fai, ok? Selfie o non selfie? Grazie. No, la legge non ci è stata data per indicarci la via per la salvezza. Quella è Gesù. Solo Gesù, unicamente Gesù. Giovanni 14,6, io non la legge, io sono la via. Non la legge, io sono la via, Gesù, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi la legge non ci è stata data per indicarci la via per la salvezza, la legge ci è stata data per indicarci la via al Salvatore. Ecco perché, proprio per dimostrare la nostra totale incapacità e insufficienza di soddisfare questa legge in alcun modo. Galati 3,24 dice: la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede, non per mezzo dell'ubbidienza, non per mezzo della santificazione, non per mezzo del buon comportamento, non per mezzo di quello che tu puoi apportare o non apportare. Oggi ho detto: non c'è niente di buono che tu puoi fare che possa spingere Dio ad amarti di più, o non c'è niente di male che tu puoi fare che possa causare Dio a amarti di meno. Niente, perché la grazia livella. Dio ti ama così come ama il cristiano nella cella della morte che ha ucciso 7 persone e che ha chiesto a Gesù di salvarlo. Nello stesso modo ama me come ama lui. Oh no, Marchio, ma quello... No, amore, quella è la grazia, scandalosa grazia. Scandalion è quella cosa che i religionisti non vengono intrappolati. Ho sentito oggi un predicatore dire: la grazia per i religionisti è come una buccia di banana. Che meravigliosa lettera, la lettera ai Galati, che completa denuncia della follia di voler rispettare la legge per ottenere la giustificazione. Galati 2,21. Io non annullo la grazia di Dio, dice Paolo, perché se la giustizia o la giustezza si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Non è lì, Cristo è morto in vano se tu cerchi di ubbidire la legge. Ma pensa un po', quelli che mi dicono: no, perché bisogna ubbidire la legge ci è stata data, i 10 comandamenti per ubbidire. No, la legge punta a Cristo, non alla salvezza. La legge punta al fatto che tu la salvezza non la puoi ottenere senza Cristo. E poi Paolo ha un vero colpo di genio con quei religionisti che insistevano che bisogna osservare la legge per poter rimanere salvati. Paolo cita Abramo che visse 430 anni prima della legge, eppure venne giustificato, santificato e ricevette la figliolanza per fede, 430 anni prima che la legge esistesse. Galati 3,6, 17, 18 dice questo: ora io dico questo, la legge venuta dopo 430 anni non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Ora Dio la donò, l'eredità di figlio, ad Abramo mediante la promessa. Sì, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia o di giustezza. Abramo fu fatto figlio e fu giustificato 430 anni prima che Mosè ricevesse la legge, per fede, non per legge. Ta-da! Quello che tristemente tutti questi contestatori della grazia hanno in comune è qualcosa che più o meno dice questo: sì, lo so che sono salvato unicamente per grazia, lo so, lo sanno tutti. Ma poi sono io che devo dimostrare quella salvezza santificandomi sempre di più, consacrandomi sempre di più e ubbidendo i comandamenti di Dio il meglio che posso. Marchio, poi sbaglio, indubbiamente, sono umano anch'io, ma Dio guarda il cuore
e basta che io faccio del mio meglio e lui mi perdona. Al che io di solito rispondo: ma chi te l'ha detto? Ma dove lo hai letto? Ma cosa ti sei fumato? Ma dove l'hai letto? Non sulla Bibbia. Vuoi sapere cosa dice la Bibbia? A proposito di Dio mi perdona perché io faccio il mio meglio. Galati 3:10. Tutti coloro che si fondano sulle opere della legge per la loro giustificazione sono sotto la maledizione. Uè, non si scherza mica, sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. In tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Giacomo 2:10. Notate bene che dice nel libro, non nelle tavole. Le tavole sono i comandamenti, il libro della Torah sono i 613 comandamenti contenuti nel Pentateuco da Genesi fino al Deuteronomio. Giacomo 2:10. Chiunque infatti osserva tutta la legge, quindi 612 comandamenti, li osservi tutti, ma viene meno in un sol punto, il 613esimo, è colpevole su tutti i punti. E Gesù infine ci mette la ciliegina sopra in Matteo 5,48, dove dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. In altre parole, devi ubbidire la legge di Dio perfettamente o sei imperfetto, colpevole e maledetto. Oh, non vi arrabbiate con me, come piace sempre dire ai religionisti, così sta scritto. O anche non l'ho detto io, lo dice la Bibbia. Andate a controllare, ve l'ho chiesto, chiedete allo Spirito Santo se per caso può darsi che quello che dico sia vero, andatelo a controllare. E non venitemi a dire che ci sono, sì, Marchio, ma ci sono tre leggi, ma quella cerimoniale, quella civile, quella morale. Le prime due sono cessate alla croce, ma quella morale che vi rimane vincolante per il credente nel Nuovo Testamento. Ma dove siete andati a pescarle, ste scemate? Ma chi ve l'ha dette? Sì, lo so, il pastore, l'apostolo, eccetera. Ma l'avete controllato? Ma l'avete controllato? Dov'è che dice che ci sono tre leggi? Giacomo dice tutta la legge, Paolo dice tutta la legge, una legge, la Torah, una, non tre, una, tutta la legge è una legge, le tre divisioni civile, cerimoniale e morale l'hanno fatta la religione, non la Bibbia, non la scrittura, non Dio, per Dio c'è una legge, una, devi essere perfetto, punto. Poi quel devi essere perfetto è diviso in 613 piccoli leggine, piccoli comandamenti. Ma la legge dice devi essere perfetto. Tant'è vero che Gesù in Matteo 5 cosa dice? Siate perfetti come vostro Padre nei cieli è perfetto, altrimenti ciccia, nel cielo non ci andate. Dove andate a pescarle ste scemenze? Nella Sacra Scrittura la Bibbia parla di una Torah, una sola. Quella scritta nel Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia. Una Torah che comprende 613 comandamenti, regole e prescrizioni, tra i quali anche i 10 comandamenti che Paolo identifica come il ministero della morte in 2 Corinzi 3,7. Vi rendete conto che oggi ci sono ancora cristiani che dicono bisogna obbedire i 10 comandamenti e Paolo li definisce il ministero della morte? Non si può scegliere quali articoli della legge dobbiamo ascoltare e quali no. Quello sì che è un insulto alla legge di Dio. Dire che non dobbiamo commettere adulterio, ma possiamo guardare la televisione di sabato. Vabbè, Dio conosce il mio cuore. C'è la partita. Vabbè, sabato, ma sì, vabbè, ma sabato no, non c'entra, sabato non c'è più, no. Erano 10 comandamenti, ma il sabato no, adesso sono 9. Poi il Papa ha tolto anche quell'altro, su cui ci sono 8. Non si può dire che non dobbiamo uccidere, ma possiamo mangiarci un bel panino con la porchetta. Eh no, io mi sono mangiato, Celeste mi ha fatto dei gamberoni, ragazzi, aglio, olio e peperoncino. Da sogno. Me li sono appena mangiati.
All'inferno, all'inferno. La Torah mi avrebbe mandato all'inferno, ma per grazia di Dio la Torah non ha niente a che vedere con Babbo Mario, perché Babbo Mario è stato cancellato da dover ubbidire la Torah, in quanto che Gesù Cristo ha ubbidito la Torah, la legge per me. Quindi, no amore mio, o tutti i 613 comandamenti della legge o nessuno. Non si può scegliere quali parti della Torah è bene obbedire e quali no. Non si può spuntare quali seguire e quali no. Non si può optare per quali possiamo definire basilari per mantenere la salvezza e lasciare invece quelli che pensiamo che possono essere ignorati. No, o tutti o nessuno. O legge o grazia. Niente cocktail. Niente punteggio tra perfetto e imperfetto. Niente voto tra sufficiente e insufficiente. Niente quasi promossi o non del tutto bocciati. O 100 con Dio o 100% o zero. O perfetto o imperfetto. O dentro o fuori. O pecore o capre. La legge deve essere rispettata completamente, sempre, costantemente, in ogni più piccolo particolare, o veniamo condannati per tutto. Il momento che tu guardi la partita della televisione di sabato, sei condannato per tutti e sei, è come se tu avessi commesso adulterio, ucciso una persona, derubato una, rapinato una banca, eccetera, eccetera, eccetera. E non mi venite, no, ma Marchio, non è, perché state usando la vostra testa. Non usate la parola di Dio. Questa è la parola che vi ho appena dato. Se non ubbidite tutta, in ogni minimo particolare, la legge, è come se l'avesse disubbidita tutta. E chi disubbidisce la legge, all'inferno. Oppure possiamo scegliere di farci sostituire con colui che non è venuto ad abrogare la legge, ma è venuto a portarla a compimento. Matteo 5,17. Gesù Cristo, che per grazia ci dice: voi non lo potete fare. Vi ho detto prima, la legge non ci indica la via alla salvezza. La legge ci indica la via al Salvatore. E ci dice: la salvezza attraverso la legge è impossibile. Adesso vai dal Salvatore. Semplicissimo. Smettetela di essere così arroganti, così orgogliosi da poter pensare che ce la potete fare da soli. Vi rendete conto dell'arroganza di certe persone che dicono: no, perché allora io sì, sono salvato per grazia, ma poi rimango salvato per opere buone, perché il Signore vuole che io faccia. Ma dove l'hai letto? Ma chi te l'ha detto? Ok, quindi possiamo scegliere di lasciarci sostituire da colui che la legge l'ha soddisfatta al 100%. E agli occhi di Dio, tutto a un tratto, ecco che Mario ha soddisfatto la legge al 100%. Penso che quello sarebbe molto, ma molto, ma molto, ma molto meglio. Ok? Riprendiamo il discorso lunedì e finiamo questa serie di ma codesta legge sa da obbedire o no? Mi sembra quando Dante Alighieri. Codesta legge sa da obbedire o no? Un abbraccio a tutti quanti, fine della prima parte, vi voglio bene, ciao.